tecnico e diciamo pure anche spettacolare dell'intero pomeriggio, il grande steeplechase delle capannelle. Sei protagonisti, Bye Bye Juanito, Duero, Galanda, Secandischi, Lupin the Border, Red Doctor, con Candischi che chiude il betting da favorito, ma che in questo momento non è in testa. È in testa Red Doctor, che ha preso il comando davanti a Lupin the Border all'interno e Bye Bye Juanito al suo esterno. Poi c'è Duero, un Duero che lentamente nelle fasi di preparazione è costantemente venuto in miglioramento. Segue poi in quinta posizione Candischi davanti a Galandos, che questa volta corre molto ma molto prudentemente. Un Gagliardo e Guascone Red Doctor dunque anima la corsa, affrontando da leader la diagonale discendente con un altrettanto pimpante Bye Bye Juanito al suo esterno, poi Lupin, Duero e Candischi. I cinque sono tutti lì. Con Galanda, attenzione, che è, ha sicuramente qualche problema, perché sta accennando a fermare. Sì. Ferma Galandas, evidentemente un contrattempo ha costretto alla resa anticipata Galandas. La corsa prosegue di buona lena. Ecco, questa è una andatura fin dal primo metro che merita la menzione d'onore, perché sta facendo selezione Red Doctor. Forse abbiamo già una prima vittima, potrebbe essere Lupin the Border, che abbiamo visto flettere in maniera piuttosto netta, essere sollecitatissimo dal suo interprete, anche un colpo di cravache per cercare di tenerlo sveglio. Potrebbe aver bisogno di essere svegliato, come si dice in gergo, ma sta perdendo un po' di metri. Anche Duero segna un po' il passo. Il fatto è che Red Doctor ha dato dall'inizio alla corsa un treno molto ma molto sostanzioso, che però è stato seguito senza nemmeno avere un minimo cedimento da Bye Bye Juanito. E nel frattempo ecco l'avvicinamento di Candischi, che si è portato in terza posizione. Poi Duero e Lupin, che sono sempre comunque lì, anche perché in questo momento Red Doctor ha un attimino ripreso fiato. Attenzione, perché questi sono 4200 metri, non i soliti 3450. Quindi si va adesso a scendere dalla diagonale discendente per la seconda volta, sempre con Red Doctor che ancora ci dà dentro. E adesso qui qualcuno salterà. Vai vai Juanito lo segue, Candischi, Duero, è un Duero tonico. Stiamo vedendo un Duero tonico, potrebbe tenere la botta. Intanto Red Doctor riparte ancora Red Doctor. Bye Bye Juanito non lo molla. Candischi è lì e aveva già prima di iniziare 8000 metri sulle gambe in 15 giorni. Duero comincia adesso a perdere contatto, ma si tiene agganciato. Il fatto è appunto che Red Doctor sta davvero dando alla corsa un taglio spettacolare dal primo metro. È una corsa a esaurimento praticamente, ad eliminazione. Chi c'è, c'è, chi non c'è rimane fuori inevitabilmente. Bye Bye Juanito è lì e adesso probabilmente potrebbe anche tentare l'attacco, ma Red Doctor non gliene dà il tempo. Salta Duero, Candischi non cambia passo e quindi è a questo punto out. Bye Bye Juanito tenacemente si tiene lì, Red Doctor continua nella sua marcia pazzesca in avanti. Ecco Bye Bye Juanito, ha saltato male questa siete Red Doctor, si raccoglie un momento, sta dando forse l'ultime sfide di energia. Bye Bye Juanito ci prova ancora, tenta anche Candischi, è un finale fantastico, Red Doctor non si dà per vinto. Bye Bye tenta l'ultimissimo assalto, che meraviglioso arrivo che sancisce la vittoria di Red Doctor davanti a Bye Bye Juanito. Candischi paga i 4200 metri che si aggiungono a 8.